Sì, abbiamo avuto un giro d'andata secondo me dove abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. E oggi abbiamo fatto una grande vittoria su un campo che è inutile, lo dico, quasi impossibile, quindi certamente per noi ci deve dare grande consapevolezza. La cosa che ci interessa di più chiaramente al momento è tirarci fuori dai guai più velocemente possibile, insomma questa è certamente in questo senso una vittoria importante. Allora, lei è diventato una sorta di incubo per la regina in Serie C. Sono 5 partite, 4 vittorie ed un pareggio, è già la seconda volta che spugna il granillo. Per quanto riguarda l'impresa di stasera, le chiedo il merito maggiore è quello che non disunirvi, probabilmente all'inizio con la regina Polo Ricorsi, ma poi potreste anche andare su 2-0, siete proprio, diciamo, nel momento decisivo siete venuti fuori vincendo tantissimi duelli a centrocampo, dimostrando anche una qualità al momento di andare a ribaltare il fronte offensivo e come il Presidente forse può spostare anche l'asticella di questa stagione verso l'alto. Ma certamente la vittoria è figlia di tante cose. Abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello dal punto di vista agonistico, della pressione. È chiaro che se lasci giocare i giocatori della regina, se lasci ragionare un attimino, ti massacrano. In questo siamo stati molto bravi a essere aggressivi. La regina è una squadra molto aggressiva e noi dovevamo essere più aggressivi di loro. In questo siamo stati bravi, col passare dei minuti ci abbiamo anche creduto, siamo cresciuti anche tecnicamente sbagliando meno il secondo tempo rispetto al primo, e poi è arrivato il pareggio e ho avuto la sensazione che la squadra ci credesse veramente, ci credevamo perché stavamo bene in campo, ripartivamo bene, uscivamo bene dalla pressione della regina, quindi una grande partita, veramente devo fare i complimenti ai ragazzi. Andrea Ripepi, mister complimenti, e quello che stupisce al di là della vittoria appunto è la qualità della prestazione. E quando ho capito, secondo me, che la regina stava un po' in affanno all'inizio del secondo tempo, ci avete aggredito e lì è cambiata di fatto la partita. Ma noi abbiamo provato ad aggredire onestamente dal primo minuto la regina, perché non è una squadra che se la lasci ragionare un attimino mette sotto chiunque. Non ci siamo riusciti per merito della regina, col passare dei minuti noi siamo stati bravi a mantenere alto il ritmo, quello della regina forse si è un po' abbassato e noi siamo stati bravi ad approfittarne in questo senso. Dal punto di vista qualitativo, ripeto, abbiamo fatto cose molto buone, veramente una vittoria che mi riempie d'orgoglio prima di tutto per come è venuta, ancora di più dei 3 punti in sé, perché venire a giocare con questa personalità a Reggio mi riempie d'orgoglio, sono fiero di questi ragazzi che hanno vissuto un giro d'andata complicato, perché noi da settembre inoltrato abbiamo sempre fuori almeno 6-7 giocatori, 5 l'abbiamo persi praticamente per tutta la stagione tra Crociati e compagnia bella, quindi ogni partita ci mancano 6-7 giocatori, abbiamo sofferto tanto, speriamo che questa vittoria sia l'inizio di un girone di ritorno per noi migliore e più ricco di soddisfazioni rispetto all'andata. Ultima, Stefania Scaffò. Mister, ha parlato appunto degli infortuni anche gravi che ha subito la sua squadra. Da addebitare a questo il fatto che insomma, i risultati non siano arrivati per come invece le prestazioni insomma, avrebbero hanno lasciato insomma, prima di dire. Per me sì, non è una scusante, perché quando una rosa come quella come la nostra, con 21-22 giocatori, ti mancano 5, praticamente rimani in 15 ogni settimana, magari hai quello che ti succede in ogni squadra di calcio, no? L'affaticamento, la contrattura, la squalifica, quindi avere puntualmente 6-7 giocatori fuori, oggi ne avevamo 7 fuori. Domenica avremo 3 squalificati, quindi oltre ai 5 ce ne mancheranno altre 3, ne mancheranno 8. La società sta facendo sacrifici perché ha dovuto prendere altri 3 giocatori, anche se giovani, che però ci saranno certamente utili. Quindi io lo leggo a questo, perché la nostra squadra ha bisogno di avere tutto l'organico a disposizione per riuscire a giocare come vorremmo giocare. Non sempre ci riesce. È chiaro che adesso per noi l'obiettivo è recuperare più velocemente possibile gli infortunati. Qualcuno ci riusciremo, qualcun altro ha finito la stagione per via appunto dei crociati, però
ripeto, questa vittoria mi auguro che sia l'inizio di un qualcosa di buono. Grazie mister. Grazie. Grazie.